Le gare di velocità sono sicuramente tra le più emozionanti ed attese del programma di gara. Sono infatti la massima espressione di potenza, forza e appunto velocità. Esse comprendono le distanze fino ai 400 metri, cioè un giro di pista. Formalmente sono comprese in questa categoria anche le gare di ostacoli e di staffetta, ma hanno caratteristiche tecniche molto peculiari e quindi è bene parlarne separatamente. Tutte le corse di velocità prevedono la partenza dai blocchi e questa è una fase fondamentale della gara e va preparata con molta attenzione. La sistemazione dei blocchi alla partenza prevede che il blocco più avanzato sia posto a circa 2 piedi dalla linea di partenza, mentre l'altro a 3. Naturalmente gli atleti professionisti non utilizzano grandezze così approssimative, ma misurano col metro. Il blocco più avanzato sarà quello corrispondente al piede di stacco dell'atleta, cioè quello capace di una maggiore spinta. Tendenzialmente l'inclinazione del blocco anteriore è maggiore rispetto al blocco posteriore. Una volta sistemati i blocchi, l'atleta aspetta il comando del giudice di gara per posizionarsi sui blocchi, ai vostri posti. A questo punto l'atleta si posiziona appunto sui blocchi, tenendo per regolamento 5 appoggi a terra. I due piedi, il ginocchio della gamba anteriore e le due mani. Quest'ultime si devono posizionare immediatamente dietro la linea di partenza e pollice ed indice dovrebbero formare un arco. Al successivo comando, pronti, gli atleti sollevano il sedere ed il ginocchio da terra e portano leggermente avanti le spalle, così da far aderire bene i piedi ai blocchi e da formare un angolo di 90 gradi al ginocchio della gamba anteriore. Questo particolare è fondamentale per la successiva spinta. Si tratta infatti dell'angolo che permette la spinta più efficace dei muscoli della gamba. Se invece l'angolo fosse troppo aperto, la spinta risulterebbe scarsa, mentre con angolo chiuso l'atleta sprecherebbe energie inutili per portare la gamba ad angolo retto. Il successivo comando avviene all'incirca dopo 2-3 secondi e può essere di triplice natura. Normalmente il giudice spara semplicemente con la pistola a salve e dà la partenza alla gara. Ma se il giudice spara 2 volte consecutivamente, significa che qualche atleta ha commesso falsa partenza, cioè è partito prima del primo sparo. Se la cosa si ripete, scatta la squalifica. Nel terzo caso il giudice comanda al tempo, il che significa che qualche concorrente probabilmente non era completamente fermo e si ripete tutta la procedura dei comandi. Le indicazioni sulla partenza dai blocchi risultano comunque essere molto personali e dipendono soprattutto dalle misure degli arti e del corpo degli atleti e quindi ognuno dovrà riprovare molte volte per trovare la giusta alchimia. Le partenze delle gare di velocità sono in linea fino ai 110 metri ostacoli, cioè per le gare completamente in rettilineo. Le gare più lunghe hanno partenze sfalsate per compensare il vantaggio delle corsie interne in curva. Come per tutte le gare di corsa, l'arrivo è posto al traguardo generale, in fondo al rettilineo principale. Caratteristica peculiare di queste gare, dove gli atleti a volte arrivano a distanza di centesimi di secondo, è la tecnica di arrivo, protesi col petto in avanti. Il senso di questo gesto sta nel fatto che da regolamento il punto che si tiene in considerazione da raggiungere non è la linea disegnata sul terreno, ma la sua parallela a circa 1,5 metri d'altezza. Il minimo scarto tra gli atleti comporta la necessità di utilizzo del cronometraggio elettronico e del photo finish, tecnica di registrazione a fotogrammi per definire in caso di dubbi l'ordine d'arrivo. Considerando che l'uomo non è in grado di tenere la massima intensità di sforzo per più di 10 secondi, le gare oltre i 100 metri offrono la possibilità di una gestione tattica. Nei 100 metri, o nelle rispettive misure delle gare giovanili, invece la velocità tende al massimo. La curva della velocità legata ai 100 metri prevede 3 fasi sempre presenti.
La prima fase, appena effettuata la partenza, è la fase di accelerazione, nella quale si cerca di raggiungere il più rapidamente possibile la velocità massima. Questa fase solitamente dura per 20-30 metri. Una volta raggiunta la velocità massima, si innesca la seconda fase, quella del mantenimento, che dura per 50-60 metri. Infine abbiamo la fase di decelerazione, dove la velocità cala perché l'atleta non riesce più a svilupparla. La prestazione dipende quindi da quattro capacità. La prima, relativa alla partenza, è la rapidità, che consiste nel partire immediatamente dopo lo sparo del giudice. La seconda è l'accelerazione, legata alla prima fase di corsa. In questo caso l'atleta è tanto più performante quanto l'incremento della velocità è rapido. La terza capacità è quella di velocità massima, che chiaramente più è alta e maggiore sarà la prestazione. Infine abbiamo la resistenza alla velocità, che più è alta e più sarà ritardato il passaggio dalla fase di mantenimento a quella di decelerazione. A livello tecnico la corsa di velocità si effettua con ampie falcate e spingendo sull'avampiede. In particolare la prestazione è il risultato tra un equilibrato rapporto tra ampiezza e frequenza del passo. Nonostante l'età, sembra non essere troppo affaticato. Continua a correre e non vuole fermarsi ed è entrato nel Guinness dei primati dopo aver corso i 100 metri in 42 secondi alla sua età tra i centenari. È il giapponese Hidekichi Miyazaki, 105 anni. I suoi non saranno i numeri di Usain Bolt, che percorre la stessa distanza in meno di 10 secondi, ma per un ultracentenario è un tempo storico, tanto che Hidekichi viene già chiamato il Golden Bolt, un anziano da record. Lui però non è così soddisfatto del risultato. Mi alleno tanto, dice, sono capace di correre i 100 metri in 36 secondi, ma il cambio di luogo e il fatto che sono un po' apprensivo in gara mi hanno fatto rallentare un po'. Per Miyazaki Fulmine Bolt è una vera ispirazione, ma lui stesso con la sua energia è d'esempio a molti altri sportivi. Corro da quando sono piccolo, ma sarei davvero felice di continuare a correre a 105 anni, dice questo altro atleta giapponese non giovanissimo. Il Giappone è uno dei paesi con più alta percentuale di over 100, ma non tutti sono in gambe attivi come Miyazaki. A suo vantaggio, oltre alla voglia di fare, è il fatto che sia poco alto e pesi solo 42 kg. Piccolo di statura, ma un gigante per i suoi risultati.